È prioritario combattere lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, sottolinea Matteo Mauri. Perché è una questione di civiltà e perché la provincia di Foggia non merita di essere vista, di essere vissuta come una realtà con problemi. È una bellissima realtà che deve essere valorizzata. Il vice ministro dell'Interno ha dedicato una giornata al confronto con tutti i rappresentanti del settore e le istituzioni coinvolte nella lotta al caporalato in Capitanata. Con il prefetto abbiamo fatto molti incontri con le forze dell'ordine, con le forze sindacali, con quelle imprenditoriali, con le associazioni, per provare ad aggredire questo problema in maniera radicale. Tra i problemi affrontati, quello degli alloggi per i braccianti, molto spesso stranieri, e quello del trasporto nei campi, due fronti attraverso i quali si insinua l'intermediazione illecita nel rapporto di lavoro. A luglio la prefettura di Foggia ha previsto l'affidamento ad associazioni del terzo settore di un servizio di noleggio minivan per accompagnare i braccianti nelle aziende agricole che assumono con regolari contratti di lavoro. Domani il vice ministro sarà a Barletta per la firma in prefettura dei patti per la sicurezza urbana nei comuni dell'Abate.